Salve popolo di YouTube, bentornati su Shion, io sono NeoGeo82 e questa è la seconda parte del Let's Play di Eternal Darkness. Allora, abbiamo lasciato, nella prima parte abbiamo praticamente creato il nostro antagonista, Pius Maximus, come cavolo si chiamava, e adesso torniamo alla Villa Royas e vediamo di trovare altri capitoli del libro. Qui ne abbiamo subito trovato uno che era qui bello appeso. Scusatemi, tanto sbaglio tasto. Vediamo il nostro capitolo. Esaminiamo. Qui c'è il quadro di una cattedrale gotica. Sarà una delle locazioni che andremo a visitare nei prossimi capitoli. Qui c'è una maschera, probabilmente proveniente invece da un altro tempio al quale faremo presto visita, e qui un altro edificio in Thailandia, in Cambogia, non si capisce bene dove di preciso. Bizzarro disegno, una città ciclopica, molto inquietante. Oh, e qui una bella spada che adesso ci andiamo a prendere. È il gladio, quindi probabilmente sarà la spada di Pius, comunque una spada romana. Equipaggiamola. Infatti adesso possiamo, abbiamo anche un'arma, ora ci possiamo difendere da per adesso nulla. Candele, un piccolo altare di candele, la loro posizione sembra intenzionata, rispecchiano le incisioni sul tavolo e illustrano un muro. Va bene, quindi dovremmo interagire anche con le candele prima o poi. Intanto, visto che siamo qui, possiamo anche leggere subito il nostro secondo capitolo. Il punto in cui partire. Il dio cadavere, oddio. Il ramo d'oro, uno studio sulla magia delle religioni. Quello che adesso siamo ancora al secondo capitolo, quindi mancano ancora alcune feature, del gioco, come appunto la barra del mana o quella della sanità mentale. Adesso vediamo, per adesso abbiamo solo la barra della salute. E forse in questo capitolo già vedremo forse le prime magie che si potranno sfruttare. Beh, qui siamo in un tempio, non si sa bene dove, e questa sorta di Cleopatra dei poveri sta leggendo il nostro librone, sempre lui, questa sorta di Necronomicon. Ma come lei si era giunta qui e perché abbia quel libro non si sa. Vabbè. È qui che legge tranquilla. Ahia. Questo è il dio cadavere. A dispetto dell'aspetto, è un dio buono. Infatti, Pius lo sta, in un certo senso, lo sta imprigionando in questo tempio. Vedete, poi praticamente è il pavimento di questo tempio. Una cosa abbastanza disgustosa. Aia, la cosa sta facendo male anche me, anche malgrado questa cosa non abbia nulla di umano, mi sta facendo male vedere queste cose. Ah, beh, voleva svagarsi. Ci dà solo qui, tipo morire. Infatti, cosa facciamo oggi? Boh, andiamoci a esplorare sto tempio del quale non possiamo più uscire. La porta è chiusa dal tempio, è così isolato. Che poi in questi tempi non ho mai capito i meccanismi, come sono fatti e con che energia funzionano. Però vabbè. Questi tempi che hanno tutte queste trappole, i meccanismi che funzionano perfettamente. Andiamo di qua. E ha già una spada bella pronta. Ah, ancora cadaveri, sempre quelli.
Esaminiamo. Inciso sul pavimento un'intensa rappresentazione di sole morente. Inizia il sole morente. Andiamo di qua. È ovvio, vai a pestare una mattonella. Oddio. Beh, appunto andiamo avanti. Vediamo cosa c'è nei lati, non c'è niente. Beh, dai, sono pattern abbastanza facili questi. E un'altra porta che si chiude, vabbè, fissazione. Eccoli qua, i nostri cadaveri. Confronto con le creature causa un abbassamento della. Ecco, la barra relativa alla sanità mentale, ci ha indicato anche del colorarsi di verde del personaggio. Attenzione, la perdita della sanità mentale causa alterazione delle percezioni, in casi più gravi un abbassamento della barra di vita. Infatti qua stiamo già sclerando. Sì. Aia. Vedete che ogni personaggio è diverso, cioè questa. Tizia ha una barra della vita molto più piccola di quella di Pios. Questo qui ha perso la testa, quindi non vede più. Adesso faccio perdere. Ecco. Ecco, col colpo di grazia si recupera la sanità mentale, come dicevo nello scorso gameplay. Let's play. E vai. Visto l'animazione del colpo di grazia cambia da personaggio a personaggio. C'è un amuleto gigante, una collana di bronzo per l'antica. Questo è il primo modo per curarsi. Sole in alto nel cielo. Per prendere il signore candele. Allora. Spengo questa. E cosa al centro rimane? Presumibilmente, no? Si è aperta di un attimino. È solo un ciccinino, mi raccomando, non sprechiamoci. Vabbè, ma torneremo indietro. Questi cadaveri rimangono cadaveri. Ah, vedi, cioè è possibile non far scattare le trappole. Basta non toccare le mattonelle. Wow, sono un genio. Ecco, te pareva che questi rimanevano al loro posto. Che poi mi piacerebbe sapere perché i colpi di grazia dovrebbero favorire. No, l'ho visto. Favorire il recupero della sanità mentale, forse perché ti sfoghi. Tieni, brutto mostro, vieni, riacquisto la mia sanità. Ah, anche qui c'era un coso che non l'ho visto prima, c'erano delle candeline da spegnere. Beh, questo è già a posto così. Boh, proviamo ad andare di qua. Non mi ricordo più niente di questo. Esamina. Strana collana, ma certo che la prendiamo. Cosa ce la teniamo a fare lì? Forse non è stata una buonissima idea. Per guarire Elia, si può guarire la povera Elia. Con quella collana lì, però abbiamo chiuso una porta. Quindi come si fa? E se ce la rimettiamo? Ah, ci mettiamo questa. Beh. E quella la usiamo per curarci. È logico. Logico, più che logico. In genere ovviamente un'intesa rappresentazione non solo è nascente. Cominciamo a capire che proprio sia nascente, non si sa.
Comunque è già a posto. O no? No, già a posto. Ecco. Ci sputano le frecce addosso. Attenzione alle mattonelle. Dai, è facile vedere dove stanno queste mattonelle pericolose. Ecco, qui l'ho preso in pieno. Che novità, eh? Un'altra porta che si chiude. Cadavere verde stavolta. Vabbè, non è durato molto. Ah, forse perché è verde e il verde è il nemico del blu. Questa è la notte. Notte stellata, quindi qui dovremmo spegnere tutto, presumibilmente. E si è aperta del tutto. Anche di là. Sì, ho perso il senso di orientamento, qui dove dobbiamo andare? No, ovviamente. Oh. No, ti ho capito sto trucchetto delle mattonelle. Oh, qui cosa c'è? Una cerbottana. Certo che la prendiamo. Siamo dei gran figli di una cerbottana. No! Forse non è stata una buona idea prendere quella cerbottana. Non si è fatta niente. Per comprare si è rotta la spada. Ma oddio. Cioè adesso dobbiamo uccidere i mostri con la cerbottana? Campa cavallo. Cosa sta succedendo? Oh, sono esplosi. E lui chi è? Guardia ringrazia Elia per aver salvato la vita e in cambio si mette al suo servizio. Un'arma spezzata. Vabbè. Già sta cerbottana fa schifo, quindi se ripariamo sta spada forse è meglio. Eccoci qua. Oh, ho usato una magia. E ci ha riparato la spada, benissimo. Questo vuol dire che equipaggiamo questa perché la cerbottana fa schifo. Sì, ammazzare gli zombie con una cerbottana è proprio il massimo della vita. Qui c'è una. Altre mattonelle molto sospette. Che è meglio evitare. Ecco, invece questa non la evita. Ecco, bravo coglione. Come al solito questi appena li vedo subito uno a te e uno a me, uno a te e uno a lui. Recuperiamo un po' di barra perché l'hanno recuperata. Vediamo dove andare. Wow! Giramento di testa! Aspetta un attimo, che qua mi sto confondendo. E questo rumore? Ah, è vero, c'è anche una stamina, cioè nel senso ogni personaggio se non si può correre all'infinito, come in tutti i survival horror in effetti di sto mondo, ogni personaggio ha una percentuale di stamina diversa. Ah, questo. Era
era impossibile evitare questa mattonella. Wow. Ahia. Qui non si vede bene. Niente, niente, aspetta un attimo. Possiamo curarci. Adoro l'effetto sonoro delle magie in questo gioco. Osca. Ancora non basta. Riuscire almeno a camminare più bene. Ok. Bisogna evitare tutte queste altre mattonelle. Tell of Darkness, il gioco dove si evita le mattonelle. Questi si sparano, si uccidono a vicenda. Ah, ecco, adesso mi ricordo, questi sono gli zombie che esplodono. E sarebbe meglio anche non esserli quando esplodono, in effetti, vero? Usiamo ancora un amuleto perché sono ridotti veramente male. Oh, inquadratura storta, e adoro queste inquadrature. Mi dispiace usare ancora amuleti, ma oddio, cioè non bisogna muoversi, se ti muovi annulli l'effetto dell'amuleto e ne perdi anche uno. Dai, da là, ripigliati. Niente, andiamo avanti. Claudicanti. Eccolo il dio cadavere, l'abbiamo trovato. Qui sta benissimo. Sì, non è molto carino da vedere, però. Hai capito, non avvicinarti. Beh, dai, forse non è così tanto buono come ricordavo, questo dio. Mantorok. Le ossa di Mantorok. Sono tutti proprio bassi e potenti. Destino tuo interminabile. È straziante. Infatti vattene, Johnny Shock. E ci lascia lì così. Vabbè, senza una spiegazione alcuna. Tu sei dei prescelti, carne e sangue. Sì. Ah, deve combattere le tenebre. Ah, una danzatrice. Come facciamo a sapere che è una danzatrice? Il cuore di Mantorok. Molto carino da portarsi dietro questa. Ah beh, se lo piglio in cuore. Invece non sta molto bene. Invece ha i colpi di sole. Siamo guariti. E adesso cosa dobbiamo fare? Esaminiamo la statuetta. L'asta di metallo, e ce la pigliamo anche l'asta di metallo. Che ci dobbiamo fare con quest'asta? Qua ci sono occhi. Qui vibra tutto. Appena ci avviciniamo
Esamina. Cos'è stata la donna testimonianza dell'assoluta di questa sala piena di amore? Sudici effluvi. Oddio. Guarda cosa. Ah, possiamo vederci. Farci la bella panoramica. Molto carino. Un luogo per passare spensierate ore di divertimento. Un imponente portale serra accesso alla cripta. Nella pietra inciso il ritratto della creatura che dimora nella sala. Dai, ho già capito che dobbiamo cercare un vano per infilarci sta. Lei si guarda agli occhioni. Sì, l'abbiamo già visto, grazie. Qui ci sono un'altra statua. E se provo. Scusate. Se provo a usare questa. Non puoi usare il soggetto ora. Beh, ovvio. Speriamo a vedere qui. Neanche qui. Possiamo provare a tornare indietro. A meno che ci sia qualcos'altro qui, ma non mi pare. Ancora, questi già ci ho fatti fuori. Vedete, andando avanti si fanno delle sorte di combo. Questo non c'è modo per impedire. Ah, che scoppi. Bastava. Adesso dispensiamo un po' di colpi di grazia. Il nostro non ci fosse modo per far fuori quelli che scoppiano. Comunque adesso non mi è più chiaro però cosa dobbiamo fare di questa asta che abbiamo trovato qui. Bisogna procedere con molta calma. Qui non si può. No! Abbiamo delle gambe che si muovono, prendiamoci anche il colpo di grazia, queste qui. Ah, difficile però evitare queste mattonelle da queste inquadrature. Sempre che noi dobbiamo, si è supposto che noi dobbiamo tornare indietro. Arca. Aspetta che lì ero proprio in mezzo alla lama, ok. E adesso altri mostriciattoli. Notare come l'inquadratura si stia deformando. Questi sembrano tre amici che si tengono. No, devi fare loro. Arca vaia, ce la siamo presi in pieno. E beh, qui bisogna abusare ancora di questi. No! Poi quando dicono le parole che sentiamo quando ci sono le magie sono anche i nomi delle divinità. Se ricordo bene. Oddio, no. Vabbè.
Ok, adesso almeno riusciamo a camminare bene. Speriamo di non doverci più curare troppo spesso qui. Questa era inevitabile. Ditemi che non si può tornare indietro. Ho guardato nel provvidore, lì c'è stare di ferma. Non è stata una buonissima idea. Quindi adesso io devo tornare indietro. Ah, quando ti colpiscono smettono di andare. Aia. C'è questo, è presente un foro in cui può essere infilato l'oggetto, forse una leva, tipo questa. Dobbiamo usare l'ultimo. Una cattivissima gestione dei medikit. E ancora. Benissimo, qui ormai siamo diventati pratici. Una bella corsa ed evitiamo tutto. Come ho già detto, io adoro questa inquadratura, diventa così di sbieco. Di solito l'inquadratura diventa così storta quando la nostra sanità mentale a scarseggiare, e infatti a metà mi strano che ancora non si è vista nessuna allucinazione, però non è detto. Qui c'è una bella stanza. Sciocca, dovevi fuggire, invece morirai. Qui mi spiego, mi faceva fuggire che la porta era del coso del tempio era chiusa, però insomma. Buon ritmo. Dove l'hai messo? Soccomberai agli orrori. Vabbè. Dell'oblio. Agli orrori dell'oblio. Non ha fatto una bella fine la nostra danzatrice, Elia. Comunque, questo è quello che poi dicevo anche nella classifica, che la cosa bella di questo gioco è che il protagonista, cioè comunque i personaggi che usiamo possono anche morire alla fine dei loro capitoli. E quindi cioè, non si sa mai bene come va a finire, cioè che destino avranno sempre i nostri personaggi. A volte si salvano, a volte no. Tanto qui abbiamo acceso delle belle candeline, un po' come l'enigma che c'era lì. Vogliamo provare a fare qualcosa? Dettaglio, un piccolo altare, candele. Ah, beh, lì c'è scritto. Basta notare che lì in alto c'è il sole che si spegne, quindi che sorge. Quindi facciamo così, qui sì. Proviamo. Cos'è, un sigaro? Un tubo per messaggi. Magari. Esamina.
L'antico tubo per messaggi ricoperto di pelle è probabilmente utilizzato per spedire pergamene. Sì, lo apriamo. È un altro capitolo. Vabbè, già tre capitoli in una sola stanza. C'è un ragazzino filmato di intermezzo. Perché mettete Augustus fa tutti gli altri. Sono il tuo servitore, mio signore. Questo niente più. Anche questo rimane per dei secoli con questa armatura addosso. Mi ha sempre fatto un po' ridere. Cioè che l'armatura non arrugginisca mai. Cioè, qui ormai è distrutto, però l'armatura non arrugginisce mai. Cadranno uno a uno. Vabbè, adesso questo abbiamo capito. Questo è un... Tanto qui abbiamo uno sfarfallio pazzesco dell'immagine. Spero non vi dia troppo fastidio. La sua essenza. Ma poi non ho mai capito bene questi dialoghi in che tempo si svolgano, perché non si capisce bene se si svolgono nel passato, nel presente, quando è successo la cosa che abbiamo appena letto, oppure mentre la nostra protagonista sta leggendo il libro, non so, non si capisce bene. Cioè, sono abbastanza generiche come chiacchiere. Gettare al tubo non è più utile, vabbè. Comunque, per adesso direi che ci possiamo fermare qui per oggi. E quindi questa era la seconda parte del Let's Play di Eternal Darkness, perché non è Shion. Ci vediamo la prossima volta. Buonanotte.